L'assessore all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Campania, Corrado Gabriele, incontra i giovani, studenti e non al centro per l'impiego di Scampia. Un incontro per avvicinare le istituzioni al cittadino, un confronto libero su temi quali la scuola, il mercato del lavoro ed in particolar modo la formazione, punto centrale del dibattito. Presente anche Angela Cortese, ex assessore all'istruzione della provincia di Napoli ed ora nello staff dell'assessorato all'istruzione e formazione della Regione Campania. L'assessore annuncia ai ragazzi il risultato di un accordo tra la Regione Campania e gli uffici giudiziari campani che permetterà a diverse centinaia di ragazzi di svolgere una sorta di servizio civile presso gli uffici giudiziari, così da risolvere il problema di questi ultimi che non riescono a scrivere le sentenze e dare ai ragazzi la possibilità di spendersi questa esperienza nel curriculum. Quest'anno, continua l'assessore Gabriele, ci sono stati quasi 100.000 licenziamenti. Noi abbiamo, oltre che integrato la cassa integrazione con un assegno di 300 euro per operaio, anche dato la possibilità di utilizzare il tempo libero per acquisire competenze, perché la formazione e gli ammortizzatori sociali sono importanti e se si riesce a fondere entrambe le cose in un solo intervento è ancora meglio. L'assessore conclude rispondendo ad un ragazzo che gli fa notare come la differenza tra l'Italia e gli altri paesi europei fa sembrare la prima come il terzo mondo. È vero, questo è come il terzo mondo, ma è il nostro mondo, un mondo a cui vogliamo bene, un mondo che noi dobbiamo cercare di migliorare, a cominciare dalle scelte che facciamo quando deleghiamo la nostra rappresentanza.